Ciao a tutti amici del Branco dei Generi, io sono Nova e oggi siamo qui per preparare il terzo gelato di questo canale, ovvero gelato alla stracciatella, che è uno tra i più buoni secondo me ed è stato anche il primo che ho imparato a fare. Mi raccomando, se vi piace questa serie, dimostratevelo con un bel mi piace e iscrivendovi al canale. E vabbè, vi mostro al volo gli ingredienti che sono veramente semplici e anche abbastanza sani. Primo ingrediente, servono 350 ml di latte, se è mucca è meglio perché sennò se è di capra non viene così cremoso. Ecco, mettiamo in una ciotolina per mescolare. Dopodiché ci servono 200 ml di panna fresca. Poi, come ultimo ingrediente base, ci serve lo zucchero a velo, ce ne servono 100 grammi, quindi una busta di queste va bene. Ora dobbiamo mescolare tutto, senza frullare, perché comunque dobbiamo solo amalgamare tutta roba liquida. Se c'era tipo la frutta o così andava frullata, se no va bene anche così. La panna assolutamente non si deve montare, altrimenti poi è un problema. E non fate l'errore che ho fatto io di mettere il cioccolato già adesso, il cioccolato va messo dopo mentre gira, perché altrimenti vi rimane tutto sul fondo. Infatti poi dopo rimedio appunto dopo. Dopo aver tenuto la gelatiera per penso almeno 12 ore in frigo, sì, perché con 8 mi è venuto troppo poco, la inserite, versate dentro tutti gli ingredienti e la lasciate girare per mezz'ora. E se è stata abbastanza tempo nel freezer, dovrebbe solidificarsi. Ecco, adesso andava messo il cioccolato, non prima. Ecco il risultato finale, adesso vediamo un po' com'è. Eh sì, la magia del ridoppiaggio fuori sync, assaggiamo. Allora, è gradevole, non è male, poteva venirmi un po' più morbido, ma è perché l'ho lasciato un po' troppo in frigo. Comunque ci vediamo molto presto, da Nomasterne è tutto, ciao!